Ed eccoci qua, entriamo in onda, entriamo ancora. Buongiorno raga, buongiorno. 10.02 del mattino, precisi, puntuali, freschi, svegli, snelli. Allora, oggi come promesso, ospiti in studio. Si parla finalmente di un 2022 diverso dal 2021, ancora meglio. Ma prima di andare avanti e raccontarvi, ovviamente darai il benvenuto al nostro ospite. Quindi diamo il benvenuto a Thomas Righetti. Buongiorno Thomas, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Grazie a te. Vabbè, un onore e un piacere essere qui con voi. Guarda, grazie a te, perché noi siamo davvero molto contenti. Poi finalmente con Thomas ci siamo già conosciuti, abbiamo già chiacchierato un sacco di volte, finalmente ci vediamo in presenza, insomma, quindi questo periodo era ora di vederci. Ce lo permette. Thomas, allora sappiamo che a Castelnuovo non vi siete mai annoiati, un sacco di news, curiosità, eventi, insomma, e quindi sarà, ho già sbirciato, che sarà un 2022 molto interessante. Curiosità, prima di arrivare al 2022, in breve, so che anche il 2021 avete fatto cose che insomma non semplici, non facili, e ben riuscite. Accennami qualcosa di questo 2021 passato. Allora, nel 2021 Castelnuovo del Garda è riuscita a organizzare tutti i suoi eventi, anche sì, i più grandi, con molta fatica, tra l'altro anche utilizzando delle metodologie nuove per ovviamente sotto la, quel che riguarda la sicurezza, sì, e anche per cercare di arginare, diciamo, la pandemia. Abbiamo inventato e utilizzato delle operazioni che poi sono state utilizzate anche in tante altre manifestazioni, in tanti altri comuni, e in questo modo siamo riusciti a organizzare i nostri grandissimi eventi per, sì, tutto il 2021. Abbiamo ovviamente rischiato, abbiamo speso, però la voglia di fare, di organizzare di Castelnuovo era talmente tanta che ce l'abbiamo messa tutta, ma ci siamo riusciti. Bravi, bravi. Non facile, poi vabbè, 2020 tralasciamo, 2021 non facile, 2022 sempre non facile, ma comunque le cose sembra, insomma, stanno andando un po' per il meglio, giusto? Esattamente, noi stiamo già programmando tutti i nostri eventi per l'anno. Ovviamente ci sono, anche quest'anno cominciano a esserci qualche problema un po' più legato agli aumenti dei costi dovuti anche, certo, alle materie prime e dei servizi, però Castelnuovo è ricchissima proprio di associazioni e di persone che credono nelle manifestazioni e nel fare e nel promuovere il proprio territorio. Quindi diciamo che riusciremo sicuramente a superare qualsiasi ostacolo. Ecco, questa è una bella cosa. Quindi regia, se è possibile, applausi, mi raccomando. Oh, questi ci piacciono, ci piacciono. Thomas, veniamo a noi. Allora, 2022, nuovo anno, si spera il meglio ancora di più. Cosa succederà adesso, a breve? Quali sono le notizie, gli eventi che stanno per arrivare in questo 2022? Diciamo che ci stiamo concentrando soprattutto per la nostra prima grande manifestazione, che è il Carnevale. Oh. Siamo in pieno periodo carnevale, molti comuni, ahimè, hanno annullato. Castelnuovo, dopo mille discussioni, incontri, hanno deciso di spostarla, di posticipare il grande evento del carnevale, perché il carnevale è la sfilata più grande del Lago di Garda, wow, quindi non dimentichiamolo. Diciamolo. Quindi, ecco, bisogna dirlo. Diciamolo. E quindi con fatica l'abbiamo spostata il 23, al sabato 23 aprile, quindi in serata, si organizzerà una grandissima sfilata dove hanno già dato conferma tantissimi carri e tantissimi gruppi e associazioni di carnevale della provincia di Verona e non solo. Oh, ecco, quindi ci allarghiamo ancora di più, veramente tanta tanta roba. Ma hai parlato di carnevale, la domanda mi sorge spontanea, tu che da sempre sei in mezzo a questo settore, a questo settore molto piacevole, oserei anche dire, parlando di carnevale, com'è l'adrenalina, la voglia di preparare un carro, preparazioni, giovani che arrivano, papà, i padri che insegnano ai figli, cioè raccontami qualche dinamica, qualche curiosità. Oddio, non è solo nel carnevale, ma in tutte tutto, le associazioni. Ovviamente, certo, c'è Castelnuovo è un comune ricchissimo di associazioni che tra l'altro fa parte quasi del DNA del castelnovese, fa parte di un'associazione, di organizzare una festa. Certo. Io penso che un castelnovese su tre faccia parte di un'associazione. Noi siamo ricchissimi di associazioni e di eventi e di manifestazioni. Sì. E c'è proprio il passaggio quasi del nipotismo tra padre, bello, nonno, padre, il figlio, lo zio, il cugino. Cioè proprio si passa da generazioni.
proprio per organizzare. Io per esempio, una delle nostre grandissime manifestazioni, che è l'antica fiera di Cavalcaselle, da parte mia siamo tre generazioni, c'è mio nonno, c'è mio padre, ci sono io, quindi per farvi capire la voglia che c'è nel fare, nell'organizzare e soprattutto nel promuovere le tradizioni del territorio. Bello. Di Castelnuovo del Garda. Thomas, domanda che mi sorge spontanea, non è una domanda di organizzazione, non è una domanda per quanto riguarda il comune, è una domanda personale, te la devo fare: a quanti anni hai iniziato ad organizzare le prime cose per di questo settore? Io penso da giovanissimo, adolescente si è cominciato. Io faccio parte di associazioni da sempre, sia come presidente con vari incarichi, da presidente, segretario, semplice socio. È stata proprio una carriera, una militanza sia quella politica che quella associativa ha fatto tutto il mio percorso. Quando ero più giovane gli amici andavano a giocare a calcetto, io andavo a fare le assemblee, ecco, per organizzare gli eventi o per organizzare, che ne so, coordinare l'associazione, certo, per la varie attività. Questi fa parte proprio della voglia, è proprio il mio, non solo l'hobby, sta diventando quasi un lavoro per me. Certo, quindi adesso essere l'assessore alle manifestazioni e alle associazioni per me è un grande orgoglio, è la concretizzazione di un percorso che è iniziato da giovane. Beh, e per fortuna che ci sono persone come te che hanno voglia di fare questo, quindi in primis la voglia, cioè lo spirito, e poi ovviamente ricordiamo sempre, amici a casa, che organizzare tutte queste cose qua, bello, piacevole, divertente, bellissimo, penso anche con molta soddisfazione, però non sono cose facili, cioè c'è tanto lavoro dietro, ricordiamolo. E tanta responsabilità. Ecco, soprattutto. Questo, perché adesso le cose sono cambiate, soprattutto adesso dopo questo periodo, dopo questa pandemia, sono cambiati completamente tutti i parametri. Quindi prima di tutto organizzare una festa non è solo l'aspetto ludico del divertimento, ma ci sono degli aspetti legati alla sicurezza che sono importantissimi, certo, che ogni associazione deve avere gli strumenti, le capacità e le conoscenze per organizzare. Certo. Thomas, andiamo ancora avanti, abbiamo ancora qualche minuto, mentre sfogliamo il sito della Proloco di Castelnuovo, fatelo anche voi, che adesso è in aggiornamento, ricordiamo, poi sotto potete trovare il calendario con gli eventi, quindi prossimamente sarà in fase di aggiornamento, potete trovare tutto quello che ci sarà poi. A proposito di questo, quest'estate 2022 c'è qualcosa che arriverà a Castelnuovo che ci si può già raccontare, perché sappiamo che le cose sono tante, alcune ovviamente un po' in lavorazione e alcune già svelabili. Noi stiamo già programmando, come ho detto, una serie di manifestazioni, sì. Non c'è solo la nostra Proloco, ci sono, certo, tantissime associazioni che organizzano. Ovviamente nella parte estiva abbiamo delle feste veramente tradizionali, che sono innanzitutto la nostra grande serata di gala della promozione del pesce di lago tipico, wow, che sta avendo tantissimo successo e si chiama Sapore al Centro, che ogni anno richiama centinaia di persone. Sì. Dopo abbiamo la straordinaria, la nostra grande festa dell'uovo, questo diciamo chiude verso settembre, però nel periodo estivo ci sarà una manifestazione che sarà legata ai fiori. Sì. E dopo, tra l'altro, il nostro progetto che stiamo portando avanti dal 2018 è ospitare una regione, quindi ogni anno arriverà una regione, è arrivata una regione differente, siamo iniziati con la Sardegna, con la Sicilia, quest'anno ci sarà la Puglia, quindi Castelnuovo in tre o quattro giorni, se definiamo, nella nostra piazza principale si trasformerà con tutti gli espositori di prodotti enogastronomici, certo, e tradizioni della Puglia, pugliesi, e quindi i cittadini, i nostri turisti potranno anche provare questi, bello, prodotti. Questo è un percorso che è iniziato, che ho cercato di portare avanti già dall'inizio della mia esperienza da assessore, sì, e ogni anno cerco di fare un cambio, cioè portare delle regionalità, delle tradizioni regionali ogni anno a Castelnuovo. Beh, questa cosa è bellissima, complimenti, anche perché è bello unire questo scambio di chiamiamo culture, poi passando in termine corretto, a livello proprio anche enogastronomico, che è molto molto importante. Allora, sappiamo che gli eventi continueranno, le novità ci sono, e quindi proprio per questo, amici a casa, seguite tutta la parte del sito, lo facciamo rivedere nuovamente, della Proloco di Castelnuovo, per stare aggiornati con gli eventi Proloco, ma ricordiamo anche, come appena detto Thomas, che ci sono anche associazioni, e comunque c'è veramente un insieme, una forza e una voglia di fare incredibile. Thomas, io ti ringrazio per essere stato oggi con noi. Lascio a te l'ultima parola con i saluti per i nostri amici a casa e l'invito a Castelnuovo, quindi prego, a te la parola. Grazie a voi per essere qui e raccontare il nostro comune e le nostre associazioni e le nostre manifestazioni. È un piacere, è un invito anche che faccio a tutti i telespettatori, certo, di venire e frequentare Castelnuovo.
è un comune interessante e molto vivace, ricco di idee e di progetti, quindi un passaggio per Castelnuovo dovete farlo per forza. E allora fantastico, grazie Thomas per essere stato oggi con noi e grazie a voi che come sempre ci seguite. Andiamo avanti, noi andiamo un po' in pubblicità, ci ascoltiamo un po' di musica e poi ci vediamo tra poco. Grazie Thomas, grazie mille. E allora musica, a tra poco.